Game Sport Roma ospita sul campo di casa il Futsal Pontinia. Inizia proprio il Futsal Pontinia con il primo tocco del match. Arriva ora il fischio del direttore di gara, quindi partita ora, la dodicesima della giornata, la Serie C di Futsal Femminile. Riparte ancora quindi la time. Il play di Marco, impostare con i primi tocchi dalla propria metà campo. Scarico su Disegni che taglia ora a sua volta da Pirlo. Il primo pallone anche per il bomber della time. Deve arrivare di segni, scarica ancora per Pirlog, si propone al centro ancora di segni, apre il piattone, esce di poco, diciamo difettoso, negativo per loro. D'altronde invece la time trovato finora nelle prime 11 giornate 35 gol, quindi una media di 3, poco più la partita, 19 gol subiti, quindi meno di 2. Vitale per di segni, finta al destro, lo spara ora incrociato, Bolognesi la tocca, la manda forse anche sul palo, altra occasione per il capitano time. Sarie deve ripartire dal basso la time direttamente con Umbro, mancino profondo, trova solo Cusella. Ora provare a affacciarsi, forse a Pontinia nella metà campo avversaria. Ancora Cusella, bassa la testa, va col mancino incrociato, esce di poco il suo sinistro. Rimessa time. Ana, la linea! Vitale. Sì, sì, Di Marco, la tagliare direzione di segni, si appoggia invece ancora Vitale, ora spazio per Pirlo che vuole guardare la porta, pensa al destro, potente Bolognesi con la mano, mette il calcio d'angolo diretto verso l'incrocio dei pali, attenta Bolognesi che fa un passo laterale, riesce a metterci la mano Vitale, ancora da Di Marco, sempre per la 5, lascia spazio a Pirlo che vuole andare a centro, ancora in porta, ancora Bolognesi due volte, Pirlo largo l'ultimo tiro. Parte il Futsal Pontinia sempre le vedi del capitano Cusella, si appoggia a Nardicchia, taglia incontro Marroni, vuole ricevere la sfera, ci pensa un po' troppo Nardicchia, poi passa bene Marroni, bassa la testa, cerca l'incursione di Capone sul secondo palo, va ancora Nardicchia, servita ora Capone, esce Umbro, chiude bene la posizione aperta, l'attende lì e recupera il pallone, girato ora Solagna, di segni sulla sinistra, taglio profondo, bellissimo il pallone per Vitale, apre il piatto, palo Piero, time. Visione del direttore di gara che avrebbe scontentato sicuramente entrambe le formazioni. Profonda Pirlo che da Vitale la tiene, Vitale poi si gira, mancino, palo interno, questa volta trova la rete, gran bel gol ancora della numero 5 Tamara Vitale che porta la time in vantaggio 1-0 al 20° del primo tempo. Spera, se continua a giocare sempre la time in avanti, vuole chiudere offendendo e magari cercando il gol del 2-0, Vitale elegante, va da Baldassino, riscarico su Pirlog, aggiusta la conclusione, taglia dentro, tocco arretrato, favorisce il potenziale contropiede della Futsal Pontinia, non c'è più tempo, si va a riposo sul risultato di 1-0 in favore della time. Tutto pronto per l'inizio della seconda frazione di gioco con la time che ripartirà ovviamente campi invertiti. Disegni subito, prova lo schema, palla che arriva su Vitale, apre il piattone, manca clamorosamente il gol del raddoppio con doppietta personale, occasione dopo 3 secondi di gioco per la time con Baldasseroni che cerca il lancio, ancora per Vitale, conta ribalzi la 5, sempre da pivot, si appoggia la Baldasseroni, pensa al vicino, arriva il fulmine del numero 88, 2-0 time, arriva ora il gol all'avvio, un minuto di gioco nella seconda azione, a segno Francesca Baldasseroni, 2-0 time in apertura. Di certo non molleranno però, meno di tenacia qui, di impegno le ragazze ospiti, ora in possesso palla Nardicchia, si impegna e la tiene, entra ora. Apre il piattone Capone, ancora da Nardicchia, schiaccia il tiro, Disegni si mette in mezzo, poi perde il contrasto, palla velenosa, sbaglia Nardicchia, il gol potenziale del 2-1. Trema calma, da Lagna ovviamente il risultato è dalla loro parte, quindi non devono per forza di cose forzare le manovre offensive e quindi di partenza la time, provano a ragionare il pallone sui piedi, Pirlog basta un po' la testa, prova a recuperarla, alla fine arriva il tiro dal nulla di Pirlog che colpisce l'altro palo. Di Marco da Alagna, a sua volta al centro da Pirlog che si gira, punta la porta, ancora dribbling speciale, ancora di Pirlog, arriva il destro, si rimette dal nulla, è riuscito a trovare l'azione che la descrive al meglio, qui alla Pirlog, ancora a segno, sale a quota 14, 3-0, Time Sport. Lancio per Cusella, schiaccia il tiro, palla rimane lì, passa in un nulla, nulla trova Umbro. Costruita a Milano di visibilità anche da Nardecchia, il gol è buono, è del capitano Cusella che riporta la palla a metà campo. Continua.
però fondo Tardi che buono lo stop di destro largo di poco distante, forse la troppa distanza. Conclusione del capitano, tanto Di Marco sbatte su un'Ardecchia, ci mette il piede, occasione di contrarre Morello, apre il destro, legge benissimo Lagna, non c'è più tempo, arriva il triplice fischio, 3 come gol della Tale Sport che vince in casa contro il Futsal Pontine, una bellissima gara. Continuano a vincere le gialloblu che si riportano quindi a -2 dall'FB5 a quota 28 punti.